Noi adesso invece parliamo di questo caso, ormai esploso, sono sulla bocca di tutti gli studenti, ma soprattutto lo storico istituto di Roma, Mamiani, che tra l'altro io mi sento ancora di ringraziare perché con la nuova trasmissione, che è ormai arrivata alla quarta puntata, ieri sera è andata in onda alle 23.30 con Antonio Di Pietro ed altri 10 studenti, insomma loro sono stati i primi a darci una grande disponibilità e i ragazzi sono stati poi straordinari nella prima puntata con Rutelli. Però perché ora si parla del Mamiani? Perché ricorderete, no, questa polemica su genitore 1, genitore 2, anziché madre e padre? Ebbene, al Mamiani l'hanno fatta diventare realtà. Nella modulistica hanno inserito questa nuova dicitura. La preside, insomma, adesso io ho il piacere di sentirla qualche minuto al telefono, adesso non la mettiamo a confronto con altri, però abbiamo letto tante critiche feroci dalla destra, dal centrodestra. Ecco, una per tutte, stamattina Storace diceva una cosa assurda e quant'altro. Però devo dire anche io sui social network, per esempio su Twitter, ho riscontrato che c'è anche molta contrarietà da parte di gente comune. Allora, perché lo hanno fatto e che cosa poi in realtà rappresenta questo, che poi tutto sommato insomma un cambiamento nei moduli, però per molti ha un valore simbolico che va oltre? Lo chiediamo proprio in diretta alla dirigente del liceo classico statale Terenzio Mamiani, Tiziana Sallusti. Buon pomeriggio, professoressa Sallusti, ben trovata. Grazie di questo invito, buon pomeriggio. Allora, a chi ci ascolta, no? Adesso io immagino per arrivare a questo voi avrete trovato una maggioranza all'interno del liceo, non credo che state facendo un qualcosa contrario alle stesse famiglie e agli studenti. Poi però bisogna anche ricordare che questa è un qualcosa che potrà diventare realtà proprio in Italia. Allora, come ci siete arrivati ad essere i primi, almeno a Roma? Allora, innanzitutto mi dispiace deludere un po' tutte queste attese, ma noi utilizziamo questa dicitura ormai da molti anni. Quindi la cosa che mi ha lasciato veramente basita e sorpresa è come mai la problematica è scoppiata ora. Probabilmente si inserisce in un discorso di altro genere, un discorso etico-sociale in cui la modulistica assume un significato del tutto differente da quello che ha. Cioè, da quanto tempo voi utilizzate questa dicitura? Guardi, minimo, io adesso non posso andare a ritroso di troppi anni perché sono qui già, questo è il mio terzo anno, ma sicuramente da prima che io arrivassi, quindi non volevo andare a ritroso, circa 4-5 anni sicuramente. Quindi oggi è abbastanza strumentale insomma che se ne parli oggi. Esatto, a me è questo che dispiace, nel senso che se si vuole fare un discorso di tipo etico, profondo, integrato, siamo tutti d'accordo, però utilizzare, strumentalizzare una modulistica che è sempre stata così, diciamo, Mamiani da mia memoria, per cui noi l'abbiamo riproposta tutti gli anni perché ha trovato il consenso di tutti, non è una modulistica offensiva. Abbiamo parlato di genitori, colui che genera, che dà la vita, non è che abbiamo parlato di estranei. Quindi io tutta questa polemica sinceramente non la comprendo, mi sembra strumentale. La mia scuola rilascerà anche una dichiarazione in merito a questa sugli organi di stampa, perché se c'è una cosa che non piace alla scuola è essere strumentalizzata. Quindi... Beh, se vuole anticiparci, io ho già letto qualcosa, insomma, un po' quello che lei sta dicendo, però dice farete proprio una... Sì, faremo un comunicato stampa firmato da tutto, ma anche dai ragazzi maggiorenni della nostra scuola, i quali si vedono sbattuti in prima pagina per un niente. Il nostro libretto è un libretto come centinaia ce ne sono in Italia, noi ci serviamo di una ditta che stampa libretti come tutti, ai quali abbiamo anche telefonato stamattina all'armadio e ci hanno detto preside, ma noi stampiamo libretti con scritto primo genitore, secondo genitore, oppure genitore o genitore, due... Ma allora scusi, preside, allora questa scelta fu fatta non con un valore etico, ma per altri motivi, cioè semplicemente dire primo genitore, secondo genitore, senza dargli una valenza diversa, oppure voi oggi date anche una valenza diversa dal punto di vista etico? La valenza è quella che, perché è cambiato la sensibilità rispetto a questa parola, però il diritto di famiglia, che è stato rinnovato nel 1975, ci parla di genitore, ci parla di responsabilità genitoriale e non più di patria potestà, cioè la normativa è cambiata ormai dal 75 oggi, fate il conto, quindi il discorso è se poi si vuole strumentalizzare qualcosa che è innanzitutto di uso comune, secondo luogo è indice di civiltà e di democrazia. Se tutto questo vuole essere relegato ad essere una rivoluzione violenta contro la famiglia, a questo noi non ci stiamo. Certo. C'è un massimo rispetto per la famiglia in tutte le sue forme, in tutti i suoi aspetti, ci mancherebbe altro.
Pensi che, quindi io ecco, rimango veramente senza parola. No, io dicevo, l'avrà già letto forse, ma comunque l'ultima dichiarazione, ecco, dicevo di Storace, no? Capogruppo della destra verso Alleanza Nazionale alla Regione Lazio, addirittura presenta un'interrogazione al vicepresidente. Ma sì, quando non si può agire sulle cose importanti della scuola e della vita sociale di un paese, si bada le quisquiglie. Io questo che dico a tutti i nostri governanti e a coloro che fanno politica è quello di occuparsi della scuola in maniera seria, in maniera determinata, non solo con i fondi ma anche ponendo all'attenzione i valori morali che sottendono le scelte scolastiche, e smetterla di pensare a sciocchezze, perché noi tutti, come cittadini, come scuola, come presidi, come insegnanti, come studenti, siamo stanchi di pseudo problemi. Cioè, qui ci vuole un attimo, no, volevo lasciare 20 secondi di riflessione, no, perché adesso io cerco sempre poi di non mettermi da una parte e dall'altra, però abbiamo appena sentito, cara preside, un assessore del municipio, in questo caso del decimo, che ha detto alla mia domanda, dice sì, sono preoccupato sulle strade, ma soprattutto per l'edilizia scolastica. Ora, il Mamiani è uno dei licei anche più belli, più importanti, ma in quante scuole dobbiamo addirittura, ormai è diventato normale, insomma, fare un fondo tra genitori, mettere dei soldi. Certo. Quindi questa idea che poi ci si aggrappi, no? Ma non vale soltanto per la scuola, ma anche per la famiglia, quante chiacchiere stiamo sentendo, poi non si cambia neanche nulla, e se c'è una novità viene sembra che sia veramente l'origine di ogni male. Non lo so, io quello che chiedo, se posso utilizzare la sua cortesia nell'avermi intervistato, quello che vorrei dire a tutti questi politici che si stanno stracciando le vesti, il Mamiani, il genitore, la mamma, il papà, di occuparsi della famiglia in maniera seria, in maniera determinata, con dignità, dando dignità alla famiglia stessa con una nuova legislazione, avendo cura dei ragazzi e dei giovani, del lavoro, della famiglia stessa, senza chiacchiere. Siamo stanchi di chiacchiere. Certo, questo poi in altri paesi, in Francia, insomma, è stato adottato conseguentemente ad altre modifiche che, di cui da noi si parla e basta. Ora, favorevole o contrario, per esempio proprio quella della legalizzazione dei matrimoni gay. Allora, per voi possiamo dire nettamente, insomma, che a lei dei matrimoni gay, insomma, può interessare personalmente, ma questo non c'entra nulla? Non c'entra niente col mio ruolo di dirigente scolastico, assolutamente no. E gradirei, guardi, fosse scritto a chiare lettere, e lo ripeterò in tutte le sedi, che si voglia strumentalizzare la parola genitore è una cosa che io non tollero. Beh, io la ringrazio molto, preside, per questo, tanto per la disponibilità che ci ha dato, per queste riflessioni, per questa presa di posizione. Poi ognuno evidentemente potrà farsi la propria idea. L'ultima curiosità, ma questo poi salire agli onori delle cronache, che avreste evitato evidentemente, queste tante polemiche, no? Le chiedo, hanno creato problemi anche in chi magari oggi si è accorto tra i genitori dei vostri studenti che c'era questa dicitura, insomma, hanno fomentato qualche... Attualmente no, penso che... Meno male. Penso, guardi, se lei può andare sul sito, come tutti, ci sono tutte le mie circolari, no? Come ogni dirigente. Le mie circolari sono indirizzate alla famiglia, cioè io quando scrivo ai signori docenti e ai signori genitori, io alle famiglie, cioè con la lettera maiuscola, il senso di rispetto che la scuola ha nei confronti delle famiglie, quindi dei suoi componenti, i ragazzi, i genitori, è enorme. Quindi basta di parlare di chiacchiere e diamo valore alla scuola e alla famiglia nella nostra società civile. Grazie molte a Tiziana Sallusti. Grazie a lei, grazie. Grazie, preside del liceo classico statale Terenzio Mamiani. Le faccio ancora i complimenti, tra l'altro, per i suoi ragazzi che sono stati bravissimi nella nostra nuova trasmissione Classe Politica. Però questo era il tema di oggi, lo leggerete sui giornali, continuerete a leggerlo, perché poi ci sono delle cose, insomma, dalle quali non si esce, anche per responsabilità di noi giornalisti, che poi non aspettiamo altro che un comunicato in più, così, per avere tanta polemica e poi magari poca sostanza. Comunque, credo che la preside è stata chiarissima, ognuno poi, ripeto, come sempre si farà la sua idea. Sentiamo altre